Ed eccola in linea. Buonasera. Ah, ma abbiamo i potenti mezzi tecnologici. Incredibile, Ha visto? ma quale onore. Abbiamo in linea Francesco Vairano, direttore del doppiaggio, il direttore del doppiaggio per eccellenza, direi, delle più famose saghe del cinema. Insomma, parliamo di Star Wars, parliamo di Harry Potter. Nel nostro qual caso, naturalmente, abbiamo il Signore degli Anelli. Nonché, ce lo vuole dire lei? No, ebbene sì, sì, è un dato di fatto. Non so. Cosa stiamo aspettando tutti a dicembre? Cosa stiamo aspettando tutti il 14 dicembre? Lo sto aspettando anch'io, l'Hobbit. L'Hobbit. Allora, facciamo subito le dovute presentazioni, giusto perché gli spettatori sappiano di chi stiamo parlando, sempre che ce ne sia bisogno. Sì. Parliamo forse del più autorevole direttore del doppiaggio italiano, che rappresenta già da solo il doppiaggio italiano un'elite, e non perché lo dico io, perché lo dicono in tutta Europa, se non in tutto il mondo. Non si faccia sentire Da chi? Chi è che c'è? dai miei colleghi. Ma sappia che questa è una trasmissione di fondamentalmente di nerd, quindi sa di cosa stiamo parlando, voglio dire, Cioè, stiamo dicendo una serie di scemate. di nerdate, ecco, Ecco, di nerd. nerdate, nerdate, le piace il termine, me lo passi, me lo Mi passi. piace moltissimo, stia attento alla N però. Noi mettiamo la N e la scandiamo. Io so che è importante, specialmente nel vostro lavoro, non solo scandire, ma anche quello che si chiama l'addizione. Sì. Mia mamma mi diceva sempre: devi tenere l'addizione. Io ho detto: no, l'addizione. No, mi diceva l'addizione perché non sai fare mettere insieme due parole. Però è importante nel vostro lavoro, anche perché stiamo parlando, signori, anche oltre che di un direttore di doppiaggio e di un doppiatore, stiamo parlando anche di un attore. Dico bene? Oddio, da qualche parte ancora giacciono i resti, ma insomma, va bene. Diciamo che prevalentemente ormai sono un direttore di doppiaggio, un dialoghista. Qualche volta ancora faccio l'attore al doppiaggio, ma solo al doppiaggio. Certo. E quindi ho fatto delle cose tipo appunto Gollum, Piton, Lionel nel discorso del re, ma sono fatti assolutamente eccezionali. Ecco, naturalmente stiamo parlando sempre di personaggi secondari che non hanno proprio Guardi, spessore. spessissimo, spessissimo nei lavori che faccio, se occorre faccio il cameriere, l'ultimo in fondo, l'ultimo passeggero che dice buonasera e neanche si sente, non è quello. A volte è capitato, come in questi casi, che un po' non riuscivo a trovare le persone giuste, oppure, non so, qualcuno ha creduto di individuare in me l'attore giusto per quel ruolo, l'ho fatto io, ma tendenzialmente io preferisco che lavorino gli attori, preferisco dirigerli anziché farlo io, perché è doppia responsabilità, devo avere il doppio dell'attenzione, sono doppiamente cattivo con me, c'è uno stress. Però, insomma, voglio dire, nel caso di questi personaggi ne vale la pena. Ecco, allora, lei è ricordato soprattutto per 3-4 personaggi abbastanza contemporanei, cioè Gollum per la trilogia del Signore degli Anelli, il professor Piton, egregiamente interpretato da Alan Rickman, che già di suo è bravissimo, ma anche lei dà un certo tipo di spessore, però, ecco, forse gli appassionati e il sottoscritto se lo ricordano anche in due ruoli molto particolari e che sono veramente apparsi in film cult, diciamo. Ecco, io ricordo per esempio William Hart Aia. nel Bacio della Donna Ragno, un film Beh, bellissimo. Se non sbaglio, c'era anche Raul Giulia, il compianto Raul Giulia. Una bellissima, un film bellissimo. Non so se fosse di David Lynch, potrei sbagliarmi. no, Non no, era di Lynch. no, no, era di uno spagnolo, io non ricordo esattamente il nome, mi sembra Barenco, una cosa del Ah, genere. può darsi, ecco, No, no. non ho il computer davanti per poter verificare. E l'altro è un film di Richard Attenborough, Ah,
da un giovanissimo Robert Downey Jr., che è tornato alla ribalta dopo tutti i suoi guai con Iron Man, i Vendicatori, Sherlock Holmes, all'epoca ha fatto Charlie Chaplin, e la voce di Charlie Chaplin era Francesco Vairano. Ebbene sì. quella fu un'occasione assolutamente straordinaria, nel senso che io non avevo assolutamente pensato a me, avevo fatto dei provini, stavo facendo dei provini per trovare un attore che avesse la possibilità di passare dai 19 anni agli 80, e non era facilissimo, perché alcuni attori erano bravissimi dai 19 ai 40, però dopo, fino agli 80, no. Oppure altri erano bravi dai dopo 40 in su, ma la prima parte meno. Quindi devo dire, era un attimo così disperato, forse è il termine più esatto. sono state delle persone che lavoravano con me in quel periodo che hanno cominciato a dire: ma perché non lo provi tu, perché non lo provi tu, perché non lo provi tu? E io ogni volta rispondevo: siete matti, siete matti, siete matti. Alla fine, per disperazione, l'ho provato anch'io, e boh, che ne so, insomma, è venuto fuori, ma non è stata una mia scelta primigenia, non so come dire, insisto, io preferirei non farlo, anche per non essere tacciato di uno che dirige, scrive i dialoghi, interpreta i protagonisti, fa tutto lui. A 360 gradi, insomma. 360 gradi. No, non è una cosa che fondamentalmente mi appartiene. Infatti, sia per appunto per Chaplin, che per Piton, che per Gollum e per Lionel, nel discorso del re. Lionel Logue. Ecco, vogliamo solo ricordare l'attore? Ash, straordinario, incredibile, meraviglioso. Premio Oscar. Insomma, l'avrebbe meritato. Lui l'ha già avuto, ma l'avrebbe meritato, certo. Questo. Quello, mi hanno dovuto veramente spingere a provarci, perché tendenzialmente no, io sono, no, un po' mi vergogno, capito? Sembra un nepotismo, neanche, certo. Non so, padronato della faccenda. Quindi poi magari uno non ci crede, però veramente prima di fare io il provino a me stesso su Lionel Logue ci ho messo 2 settimane. Due settimane dove ho fatto provini ad altri, ha capito? Ho capito, e naturalmente tutto avvolto nel segreto, gli altri nomi, perché... Va bene, e allora cerchiamo ecco, ci racconta l'esperienza della trilogia del Signore degli Anelli, visto che abbiamo tutti i fan, i nostri nerd, che sono con le spade di Isildur sguainate, che vogliono sapere... So che è un po' croce e delizia per lei, perché avere a che fare con dei fan, specialmente in saghe affermate come... No, è terribile. Da un lato è molto simpatico, per carità, perché nonostante il passare degli anni, ormai la trilogia è qualche anno che è stata fatta, eccetera. Che cosa devo dire? Mi hanno proposto di fare questo, il primo dei film... E io ho detto: bene, vediamolo, molto volentieri, ci mancherebbe altro. Però devo confessare che non ero un tolkieniano, nel senso che fino a quel momento per me Tolkien era un autore, ma non l'avevo neanche letto. A quel punto ho cominciato a leggerlo, è arrivato a pagina 180 quando eravamo ancora alla descrizione del quadrifoglio intorno alle case degli Hobbit. Ho detto: basta, non è troppo, non è, mi guardo il film, giustamente, no, lo chiudo e non se ne parla più. Beh, ho dovuto riaprire, perché ovviamente l'ho dovuto riaprire saltando la descrizione dei quadrifogli, perché con tutto il bene, devo dire. E niente, abbiamo cominciato a lavorare, ovviamente Peter Jackson voleva sentire le voci dei protagonisti, per lui erano quasi tutti protagonisti, sono riuscito a stabilire con lui, anche se via email, noi non ci siamo mai né parlati al telefono. Ah, quindi ha avuto contatto diretto? No, solo via email. Signori, adesso estrapoleremo, costringeremo a farci dare l'email personale di Peter Jackson da Francesco Vairano. Mandavo delle email e sono riuscito a fare in modo che
ho chiesto di poter mandare i provini degli attori che io ritenevo più papabili per quei ruoli, a cominciare dai tre protagonisti ovviamente, e lui ha accettato. Quindi io man mano mandavo provini, ma non tanti quanti ne avrebbero richiesti, e devo dire che ogni volta lui molto carino mi dava l'ok, dice sì, hai capito perfettamente, sono questi e questo. La faccenda divertente è proprio Gollum, credo di averlo già raccontato, ma insomma ormai ci siamo, la riracconto, un vecchio signore che ripete sempre le stesse cose. Il primo anno Gollum erano 5-6 battute in fondo, non si vedeva neanche bene, doveva urlare. Nel prologo, sì, è vero. Nel prologo doveva urlare. Allora io, per evitare di chiamare un attore che poi mi avrebbe detto ma no, io per 5-6 anelli devo gridare come un pazzo, poi mi va via la voce e poi il prossimo turno non lo posso fare, eccetera, ho detto va bene, lo faccio io. Tanto dico in fondo. L'anno dopo, il film non era ancora arrivato, mi chiedono i provini dei nuovi personaggi del secondo film, e mi dicono c'è anche Gollum, tenere presente che c'era anche nel primo film. E io ho detto, beh, eccomi qua, son pronto. Faccio i provini di tutti gli altri personaggi, faccio il provino a me stesso, mandiamo tutto a Peter Jackson. Dopo un poco mi arriva la risposta, tutti accettati tranne me. È clamoroso. Clamoroso, tutti a sbertularmi, prendermi in giro, eccetera, eccetera. Devo dire, non è che mi abbiano fatto molto piacere. La motivazione era che lui aveva paura che la mia voce fosse troppo fonda per poi poter fare Sméagol che parlava a tutti in acuti. A quel punto io mi sono fatto indietro e ho chiamato un altro attore straordinario a fare il provino per Gollum. Quindi un trailer bisognava farlo, sono stato tolto da autorità da lì dentro e l'ha fatto questo attore. Poi abbiamo fatto il provino. Era bravissimo, però era molto giovane e quindi aveva difficoltà innanzitutto a portare avanti questa caratterizzazione. Ma poi io sentivo che mancava la profondità della sofferenza di Gollum. Sì, perché parliamo di una persona con due personalità, di un individuo con due personalità, quindi doveva... Esatto, Gollum era un hobbit normalissimo di nome Sméagol, a cui il possesso dell'anello ha creato degli squilibri pazzeschi, scarnificandolo, facendolo impazzire, perché il possesso dell'anello può portare a questo. Allora, mancava un po' questa cosa qui, però ho detto, vabbè, speriamo che tutto vada bene. Dopodiché questo primino è stato mandato negli Stati Uniti, a Nuova Zelanda. Nuova Zelanda, sì. E dunque, la produzione aveva sempre smentito, giurando sulle loro divinità più sacre, che di... Gollum fosse in qualche della Gollum originale, intendo, sì, fosse stata trattata un pochino al computer. Invece noi lo vedevamo dai grafici, sì, non era così. Però loro continuavano a dire no, non è vero, non è vero, non è vero. La voce di Andy Griffith va bene, è quella, è quella, è quella. Invece qui hanno detto, vabbè, sa che c'è di nuovo, la trattiamo esattamente come la trattano loro. E l'hanno fatto su questo provino di questo attore, ripeto, straordinario. A quel punto io ho detto, beh, facciamo vedere che ne ho fatti due, rimandiamo anche il mio trattato. E così sono partiti i due provini trattati, il 2% però, non di più, per togliere quel tanto di troppo umano che la voce potesse avere. È passato circa un mese, io ho già cambiato il doppiaggio e mancava un personaggio fondamentale, perché poi il film l'avevo visto, certo, che era importantissimo per quel film. Dopo un mese, dove io continuavo a dire datemi una risposta qualunque essa sia, sono arrivati dalla Nuova Zelanda delle persone in vacanza, dice, siamo della produzione, dico ditemi la verità, è trattato, dice, no, never, sia mai,
e io liar bugiardi. E lui, no, never liar. Insomma, siamo andati avanti così. Insomma, dopo circa 20 giorni, 25 giorni, finalmente è arrivata la risposta, Francesca. Quindi io mi sono trovato a fare Gollum. Però devo dire la verità, e l'ho detto sempre, io non avevo alcuna idea che Gollum sarebbe esploso nella maniera in cui poi è esploso quando è uscito il film. Gollum in qualche modo, e di questo un pochino, se mi permettete, insomma, sono un pochino fiero. Assolutamente. Veramente influito sul linguaggio dei giovani di oggi. Per un anno e mezzo dopo l'uscita del film, i ragazzi e le ragazze si dicevano tessara. E quella è una mia invenzione, il tesoro detto in quel modo, perché la cosa di Gollum, di Tolkien, che lasciava scritto come dovevano parlare i vari personaggi, lui diceva che Gollum strascicava le S. Tesoro mio. Ecco, il problema era che in inglese è my precious. Precious. Quindi precious. Lui può strascicare la S quando gli pare, quanto proprio gli pare. Noi, col mio tesoro, che non si poteva cambiare pena la decapitazione, i tolkieniani erano pronti a inforchettarmi. Non noi, giuro. So tutti. Allora era il mio tesoro, la S era al centro e io l'ho strascicata in quel modo. Quindi è diventata il mio tesoro. Ecco. Questa cosa ha creato un modo di dire, devo dire la verità, mi hanno imitato in tanti, Fiorello, Paolo. Sì, è vero, e confermo. Ma ecco, ma quanto ha sudato Freddo quando ha saputo, e voglio sapere anche quando l'ha saputo, che la Warner avrebbe fatto la trasposizione cinematografica dell'Hobbit? Ecco. Ma devo dire, io sapevo della Warner che aveva questo film da 2 anni. Non me ne avevano mai parlato e io non ne ho mai parlato con loro perché non mi sembrava corretto. L'anno scorso, improvvisamente, la signora che si occupa dell'edizione della Warner mi ha avvicinato, mi ha detto bisognerà che parliamo dei provini dell'Hobbit, dando per scontato che io lo facessi. Quindi io l'anno scorso ho saputo che avrei fatto questa cosa. Devo dire la verità, da un lato io sono ovviamente molto contento, dall'altro ho un po' di paura, perché la trilogia ha rappresentato, ormai lo possiamo dire, un fatto. Sarò all'altezza di fare i 2 film, l'Hobbit 1 e l'Hobbit 2, perché sono 2 i film. Sì, un viaggio inaspettato e andata e ritorno. Ecco, quella roba lì. Ci riuscirò? E se poi non ci riuscissi e vi deludessi, lei non mi vorrebbe mai più parlare. No, ci mancherebbe, anche perché c'è da dire che la parte di Gollum è marginalissima. Non so se verrà estesa ulteriormente nel film, ma è molto limitata, perché si tratterà di un episodio singolo che... cioè, i 2 film non avranno come filo conduttore Gollum. È un episodio nel momento in cui Bilbo troverà l'anello. Quindi io credo che non sarà più di 5 minuti in un film. No, io non ne ho alcuna idea ed è inutile che le cerchi di estrapolarmi cose, perché io ho fatto un teaser che voi avrete sicuramente visto, l'ho fatto a gennaio, da quel momento l'Hobbit non è stato più nominato. Secondo me noi cominceremo a parlare dell'Hobbit a livello progettuale. Sì, secondo me non prima di luglio. Altrimenti immediatamente dopo le vacanze, quindi a settembre, perché il film esce, questo primo film esce a dicembre di quest'anno, a Natale. 14 dicembre, sì. L'altro non ho proprio idea. Le faccio una domanda che le avranno fatto in molti. Naturalmente parliamo del personaggio di Gandalf e ovviamente non si può non parlare del compianto Gianni Musi. Ecco, ha ricevuto pressioni da parte dei fan che cercavano di proporre il nome giusto? Adesso parliamo del trailer, perché sappiamo che non è definitivo, almeno che lei non ce lo confermi. Nel trailer lei ha scelto, se non sbaglio, Massimo De Ambrosis. Però i fan
Le hanno No, fatto, no? Luciano De Ambrosio. Luciano De Ambrosi, scusami, È il scusa. padre, È il Massimo, padre. il figlio. Luciano è il famoso Charlie, Charlie's Angels, mi Esattamente. corregge? Perfetto. Sì. Vede che io sono un nerd degli anni Ottanta, quindi... No, ecco, ha ricevuto pressione... Carino da parte tua sottolineare questo gap generazionale. Dovrei interrompere la comunicazione, andarmene sulle stampelle, sedie a Farò rotelle. ammenda, farò ammenda. In stampelle, sedie a rotelle? Però si sono fatti, dicevo, dei nomi sulla rete. Ormai siamo nell'epoca della rete, del web. Si sono fatti dei nomi. Posso dirli tranquillamente perché i fan li hanno intasati. Se non sbaglio, ce ne sono tre. Uno è Non ho Orso. pallida idea. Mi dica, Allora, anzi. uno era Orso Maria Guerrini. Sì? Un altro è, mi corregga se sbaglio, il Biondi. Pietro Biondi. Pietro Io Biondi. di questo non so niente, me lo sta dicendo lei la prima volta, veramente non ne ho idea. Non lo sapevo che ci fosse stata questa. Allora, Orso Maria Guerrini, Pietro Biondi. E l'ultimo, adesso non ricordo il nome, un altro bravissimo attore teatrale che faceva San Pietro nella pubblicità della Lavazza, mi sfugge il nome. Ah, Riccardo Garrone. Riccardo Garrone, perfetto. Lei non, mi dica se li ha presi in considerazione anche senza la pressione dei fan che hanno fatto sul web. Allora, io non ho mai avuto alcuna sensazione di una pressione, io non lo sapevo. Devo dire la verità, non, è un problema che in qualche modo, e vi chiedo scusa, io cerco di rimandare perché capirete Sì, benissimo sì. che io ero estremamente legato a Gianni Musi perché l'avevo voluto io per fare Gandalf. Abbiamo passato insieme 3 anni per la trilogia e 8-9 anni, 8 anni per fare invece Harry Potter. Harry Potter. Quindi è un attore con il quale io ho avuto dei rapporti molto belli, importanti, è un attore che io stimavo enormemente, è un attore che ingiustamente era stato in qualche modo anche messo un attimo da parte e che invece grazie appunto alla trilogia e a Harry Potter è ritornato alla grandissima come avrebbe meritato da sempre, per carità. Quindi è un problema che io attualmente non voglio Certo, affrontare, d'accordo, mi pare affronterò assolutamente giusto. uno e vedremo cosa sarai. Veramente non è che non voglio rispondere per diplomazia, Certo. è che proprio non me la sento ancora di Certo. pensare a un'altra voce che non sia quella di Gianni. Giusto, giusto. So che lo devo fare perché lo Nato devo giusto, giustamente. fare. Allora, l'ultima domanda poi la lascio andare, sempre riguardo l'Hobbit. Abbiamo sentito il teaser, abbiamo notato delle voci, io trovo azzeccatissima, specialmente quella di Bilbo, che è stata un'ottima scelta, se non sbaglio è Vidale, e anche quella di Thorin. Ovviamente le dico, si sa se si è rimasti nella provvisorietà o dobbiamo aspettarci qualche cambiamento. Glielo dico anche perché per Bilbo anziano Sì. abbiamo visto che gioco forza c'è stato un cambiamento almeno per il teaser. Sì, c'è stato un cambiamento perché l'attore che faceva Bilbo anziano non poteva e non stava molto bene in quel momento. Io non sono in grado purtroppo veramente di dare nessun tipo di conferma, nel senso che il teaser, io ho scelto gli attori in base al teaser, di solito si scelgono gli attori in base al film. Certo. Quindi, quando arriverà il film, io so per certo che mi chiederanno i provini, quello è scontato. Quindi dovrò fare i provini per Gandalf, dovrò fare i provini per Bilbo Giovane, dovrò fare i provini per Thorin e Dio non voglia devo fare i provini per tutti i nani che seguono questa avventura, questo viaggio. Quindi attualmente non mi hanno chiesto ancora niente. E io non sono in grado di dire nulla. Prometto, prometto che quando qualcosa si sarà manifestato, quando mi avranno chiesto i provini e li avrò visti, se vogliamo ci rincontriamo, ma fino a quando non si scelgono le voci, Naturalmente. voi da me non saprete
niente. Immagino. Pure però voglio dire, in questo momento sono sincerissimo, non saprei cosa dirvi. Immagino che il trailer sia stato portato tipo da due guardie svizzere circondato da 10 Men in Black, perché il segreto che gira. Sì, è stata una cosa che è arrivata, credo, in una cassaforte coperta dalla criptonite, non so bene, eccetera. Però niente in confronto a quello che è capitato quando io ho fatto il primo film di Harry Potter. Caspita. Perché la prima volta, quando mi hanno chiamato per fare il primissimo Harry Potter. La pietra filosofale, ricordiamo sempre. Quello lì, io sono stato invitato a una proiezione segretissima, nascostissima, non poteva entrare nessuno. E ancora ricordo che è arrivata una signora della Warner reggendo al seno come creatura abbandonata tutte le cassette del film, e il phone, eravamo io, un'altra signora della Warner, questa signora che aveva portato le cassette, e c'era il fonico che mancava poco che lo bendassero perché non vedessi. Giuramento col sangue per non rivelare niente del... No, ma il bello deve ancora arrivare, e fin lì ok, parte il film e comincia con un nero. Nero, nero, nero. Va bene, si intravedeva il logo della Warner e fin qui, ok. Poi si sentono rumori, risate, brusio, vita umana, eccetera. Sempre nero. Di botto a un certo momento si apre sulla destra, non me lo scorderò mai, una finestrella in cui compare un personaggio che dice una battuta. Come si gira di spalle, la finestrella si richiude. No! Una finestrella a sinistra e qualcuno risponde. Siamo andati avanti così per tutto il film su un nero con finestrelle. Io ero convinto che fosse uno scherzo. Tra l'altro, cioè, mica male come scherzo. Come sono giocherelloni questi della Warner. Siamo andati avanti così per tutto il film. Quindi io il film non l'ho visto mai. Ho visto delle finestrelle che si illuminavano e si spegnevano. Tra l'altro bianco e nero sfocate. Pure. Quindi non sapevo con chi parlavano, dove stavano, cosa facevano. Addirittura in certi momenti c'erano le risate dei ragazzi, i protagonisti intendo. Certo. Sul nero che ridevano e io dicevo, ma perché ridono? Non si sa, vabbè. Non si deve sapere. Finalmente arriva il supervisor di questo film e mi fa, col suo accento inglese, ti è piaciuto il film? Dico, quale film? Di quale film stai parlando? Questo film. Dico, questo film un par di ciuffoli. Un par di ciuffoli? Ho detto, ma voi siete matti? Ah, dico, io su questo film non ci lavoro. Panico, sconcerto generale, ma tutta Europa sta lavorando così. Io ho risposto, sono tutti più bravi di me, io non ci so lavorare, non posso scrivere un copione, non posso dire agli attori quello che devono fare. È giusto, perché un doppiatore deve entrare come un attore nel personaggio, come fa a carpirne? O mi sgombrate questo campo e mi fate vedere, anche sfocato per carità, ma vedere, perché la paura era la pirateria, no? Sì, No, io vi saluto qui, quindi si immagini dire di no alla saga di Harry Potter, ce ne vuole. Però io ho detto, io così non posso lavorare, ma io devo lavorare con dei ragazzini, perché all'epoca erano dei ragazzini. Certo. Ecco, ma che gli spiego, cosa gli spiego, cosa gli dico? Agli attori grandi, ma che gli dico? Quindi finalmente mi hanno fatto vedere una versione, un montaggio precedente, a colori, ma in segreto in una stanza d'albergo, per carità di Dio non doveva uscire. E poi io ho continuato a dire, adesso se non mi date una versione su cui lavorare c'è qui, sono stato miracolato, me l'hanno data, e quindi abbiamo potuto iniziare questa saga che poi è durata 8 anni, altrimenti io non sarei qui. Se mi avessero lasciato quella cosa lì, non sarei qui assolutamente. Ecco, io ricordo personalmente, tra l'altro, quando stavate lavorando alla prima parte dei Doni della Morte, io ero nella sala a fianco con Massimiliano Manfredi, e effettivamente si respirava un'aria piuttosto di blindata. C'erano questi signori della Warner che guardavano chi entrava, chi usciva, lei chi è, quello da lontano. Ed effettivamente la saga aveva già...
ormai ha assunto una portata ancora più grande dell'uscita del primo. Certo. Lei mi ha parlato del primo, figuriamoci, lì era al settimo. No, no, ma poi dopo mi hanno dato la possibilità almeno di intravedere quello che facevamo, quindi da quel momento poi tutto è andato bene e siamo andati avanti per tutti gli anni in cui è durata la saga. Io sono molto contento che questa saga continui a essere ricordata come continua a essere ricordata la trilogia. Sono cose di cui sono particolarmente contento, ovvio. E soprattutto noi, che ce le siamo fatte tutte le saghe, eh? Ah sì, eh? Tutte, da Harry Potter al Signore degli Anelli, ci faremo l'Hobbit, Guerre Stellari. Lei ha fatto parte di quel gruppo di come dire, nerd entusiasti. Assolutamente. Che hanno fatto la nottata intera vedendo la trilogia nella versione lunga uno dopo l'altro. Ci abbiamo provato, alle miniere di Moria dormivamo tutti. Roba da stroncare. Ecco, io so che della gente, per esempio a Roma l'hanno fatta. Sì, sì. E lo rifaranno, sono sicuro che lo rifaranno. Ma staremo a vedere, io non lo so. Io spero, veramente spero, di avere ancora la capacità di cervello di non deludervi per l'Hobbit. Credo che sarà impossibile, avendo visto il trailer siamo già tutti soddisfatti. Glielo dico perché abbiamo già avuto sentore, noi siamo un po' dappertutto. Siete troppo buoni veramente. Allora, se non vi deluderò sarà il mio ultimo scopo, dopodiché non mi resta che ritirarmi. Perché no, appunto... Ma noi ci possiamo anche risentire dopo l'uscita del primo e vediamo un po' a fare il punto della situazione a distanza di 7-8 mesi a questo punto. Se promette di non lanciarmi delle pietre tramite internet... No, non succederà, siamo sicuri. Maestro, io la ringrazio per la disponibilità e di essere intervenuti a Radio Brea, con il quale è stato molto gentile, e aspettiamo di sentirla vocalmente di nuovo tornare in Gollum. Aia! Un saluto a tutti, grazie di avermi chiamato e la prego in ginocchio, non mi chiami mai più maestro. Va bene, abbiamo parlato con Francesco Vairano. Perché mi sento un pezzo da museo, non è ancora il momento, la prego di credere, cioè, ce la faccio a camminare. Va bene, prometto. Saluto a Francesco Vairano da Radio Brea, buona serata. Grazie, arrivederci, alla prossima. Alla prossima.